E allora scopriamo qualcosa in più sul comportamento dei cani nei primi mesi di vita e lo facciamo grazie all'educatore e istruttore cinofilo Fabio Marinoni, che questa sera ci parlerà della socializzazione del cucciolo. Buonasera Fabio, ben trovato a Pronto Vet. Buonasera a tutti voi. Fabio, sei pronto? Guarda, questa sera c'è un bel duello col nostro comportamentalista, quindi partiamo con te, ma poi abbiamo anche delle domande per il dottor Sorrentino. Allora, il termine socializzazione fa pensare subito al modo in cui i cuccioli fanno amicizia con gli altri cani, ma cosa significa socializzare il cucciolo? Esatto, non bisogna fare confusione. Socializzazione sicuramente vuol dire socializzare con altri cani, altri cuccioli, ma per i cuccioli socializzazione si intende quella finestra temporale che serve al cucciolo per fare esperienza nel mondo, fare esperienza con l'ambiente e far sì che possa crescere con delle esperienze, delle competenze e possa diventare un adulto equilibrato, competente e sicuro. Che cosa accade a livello di apprendimento nei primi mesi di vita del cucciolo e perché è così importante che la socializzazione avvenga proprio in questa fase iniziale? Per cercare di farla semplice e breve, i primi mesi, fino intorno ai 2-3 mesi, diciamo così, il cucciolo ancora non ha sviluppato le paure, è molto curioso, molto propositivo e vuole conoscere ciò che gli si propone davanti. E quindi questo è il momento perfetto per presentare al cane l'ambiente, la città, le motociclette, i monopattini, le altre persone, eccetera, eccetera. Man mano che passa il tempo, queste finestre cominciano a chiudersi e il cucciolo comincia a sviluppare il senso di paura, se vogliamo chiamarlo così in modo molto semplicistico. E quindi diventerà più difficile, non è che non si potrà più, però diventerà più difficile proporre esperienze nuove. Da quello che ci hai appena descritto, raccontato, socializzare vuol dire fare tante nuove esperienze. Quali sono però, secondo te, secondo la tua opinione, le più importanti e necessarie per un corretto e armonico sviluppo del cane? Bella domanda, sono tantissime. Sicuramente se una persona adotta un cucciolo e vive in un ambiente cittadino, sicuramente una delle esperienze più importanti è quella di portare il cane a passeggio sul marciapiede, fargli vedere che passano gli autobus, le auto, far incontrare altre persone. Queste sono, diciamo, le esperienze più importanti. Poi chi vuole fare le cose in maniera ancora migliore può portare il cucciolo dove ci sono i cavalli, dove ci sono magari le mucche, le pecore, quindi fargli conoscere altre specie animali, farlo camminare sull'asfalto, sulla ghiaia, sulla terra, sulla sabbia, sull'erba. E quindi sono tutte queste le esperienze che servono al cucciolo, cercare proprio di fargli conoscere il mondo. Oggi in questa puntata abbiamo raccontato la storia di Gemma e Ambrogio, che abbiamo visto che la segue praticamente ovunque, quindi esperienze ne fa quotidianamente e immagino ne abbia fatte anche da cucciolo. Ma quali sono le conseguenze sul comportamento di un cucciolo qualora non dovesse fare questo tipo di esperienze? Mi vengono in mente, che so, per esempio viaggiare su un autobus oppure anche stare in mezzo a tante persone di etnia diversa. Allora, se il cuccio viene completamente deprivato dalle esperienze, può essere poi affetto dalla sindrome di deprivazione sensoriale. Qua abbiamo il veterinario comportamentalista, non voglio prendere il suo posto, però mi può anche dire se sto dicendo fesserio. No, no, va benissimo, bravissimo. Grazie. Comunque, il fatto di magari non portare il cucciolo sull'autobus può far sì che magari quando avrà un anno e mezzo potrebbe avere più difficoltà ad affrontare questa esperienza. Questo non è detto che sarà impossibile farglielo fare, però se lo facciamo fare 2-3 mesi sarà per lui naturale salire sull'autobus. Se lo facciamo per la prima volta 2-3 anni, magari all'inizio si troverà un po' in difficoltà anche col fatto che deve stare in piedi mentre l'autobus si muove, quindi questione legata all'equilibrio, allo spazio, alla propriocezione. Dottor Sorrentino, deprivazione sensoriale, cos'è? Come si riconosce? A questo punto l'abbiamo citata, diamo sì, qualche indicazione in più. Allora, volevo dire che i concetti sono fantastici e aiutano anche a capire perché è importante far fare al cane il cane, perché spesso e volentieri noi
per paura, i proprietari spesso per paura lo deprivano di esperienze. Depressione sensoriale perché il cane è il suo sistema nervoso è plastico, si organizza, quindi non è strutturato all'inizio, ma cresce insieme allo sviluppo corporeo e quindi ovviamente ha bisogno di stimoli esterni per potersi sviluppare. Quando questi stimoli sono insufficienti, il cane è incapace o parzialmente capace di adattarsi ai cambiamenti, allo stress, e quindi ovviamente ogni minima situazione di cambiamento crea un forte disagio. Dottore, continuerei ancora un attimo con lei, perché abbiamo ascoltato Fabio dirci quanto è importante che il cucciolo faccia delle esperienze sin da subito, però la specialista di Anicura ci ha detto invece che il ciclo vaccinale si compie tra il terzo e l'ottavo mese di vita del cucciolo. Come si possono mettere insieme queste due esigenze? Allora, questa è la grandissima diatriba tra sanità mentale e sanità fisica. Allora, è chiaro che è importante che i cuccioli siano protetti dal punto di vista sanitario, però non è vero che devono essere isolati fino all'ottavo mese, questo è assolutamente non corretto, perché insomma, noi veramente creiamo dei problemi enormi a questi cani. Quindi diciamo che se noi completiamo il ciclo vaccinale verso il terzo mese siamo ancora abbastanza in tempo per poter aprire delle finestre, come diceva il nostro specialista. Esistono adesso in commercio dei vaccini che possono anticipare questo completamento del ciclo vaccinale, si possono fare a 6 settimane, mentre prima era più difficile, si faceva intorno alle 8 settimane, quindi è possibile anticipare dei tempi. E comunque sia, c'è sempre un giusto equilibrio tra, ripeto, la sanità mentale, quindi sanità dello sviluppo comportamentale e l'igiene, perché tutte e due sono importanti. Se noi abbiamo le giuste accortezze è difficile che il cucciolo a tre mesi e mezzo contragga una malattia infettiva, insomma, ma è estremamente facile che abbia dei problemi comportamentali se non fa esperienze in quel lasso di tempo, e questo si riporta tutta la vita. Abbiamo creato una storia d'amore, sì, tra il nostro educatore e il nostro comportamentalista. Dottore, un'ultimissima domanda: abbiamo parlato dell'importanza appunto del vaccino e dei rischi che si possono correre qualora appunto i cuccioli dovessero uscire troppo presto, ma al di là della deprivazione sensoriale, quali sono invece i rischi che corre un cucciolo da un punto di vista veterinario qualora dovesse rimanere per troppe settimane dentro casa? Io dico una cosa molto semplice: il cane deve imparare a fare il cane. Se non lo fai nei primi mesi di vita non sarà un cane, quindi non sarà un animale sociale capace di vivere socialmente insieme all'uomo, insieme ad altri simili e altre specie, perché il cane è questo. Se lo priviamo di questo non gli rendiamo una cortesia, ma gli facciamo un grave danno. Secondo me è una grave colpa, quindi bisogna stare molto attenti. Io poi dico questo: è vero che dal punto di vista sanitario bisogna stare un po' attenti anche a portarlo su ambienti troppo affollati eccetera, però le esperienze, come diceva il nostro specialista, sul treno, sull'autobus eccetera, possiamo tranquillamente portare anche se non ha completato il ciclo vaccinale, mica viene a contatto con altri cani eccetera. Questo è fondamentale, i rumori della città, e questo aiuta tantissimo il cane ad abituarsi, ad adattarsi alle novità, allo stress, perché la nostra vita è questa, il cane ci accompagna per tutta la vita in questo contesto. Fabio, ti abbiamo visto annuire per gran parte delle risposte del dottor Sorrentino, però vorrei chiederti: abbiamo ascoltato anche dalla voce di Gemma l'importanza di adottare i cani che si trovano ingiustamente all'interno dei canili, quindi magari si può adottare anche un cane adulto e ci si rende conto che effettivamente questo cane ha saltato alcune tappe fondamentali della socializzazione. È possibile recuperarle? Sì, assolutamente è possibile. Bisogna vedere a che stato è il fatto di non aver fatto esperienze. Se è affetto da sindrome di deprivazione sensoriale, di solito si lavora spalla a spalla istruttore con veterinario comportamentalista. Se invece è una semplice mancanza di esperienze, ricostruendo, riarchitettando l'esperienza nel modo giusto, si può piano piano recuperare la situazione. La settimana scorsa ci hai accennato al corso Puppy Start che si trova sul tuo sito internet. Cosa può trovare un adopter che ha appena preso un cucciolo in questo corso Puppy Start? Nel corso Puppy Start ci sono delle lezioni per iniziare la vita insieme al cane. Tra l'altro c'è un bellissimo PDF
che è una lista di tutte le esperienze da far fare al cucciolo, che si può stampare, appenderla sulla parete, sul frigorifero, e spuntare ogni giorno l'esperienza fatta, dal semplice socializzare con gli altri cani a salire sull'autobus, vedere la città, vedere le persone di colore, bambini, monopattini, c'è tutta la lista e si possono spuntare. Questa è una cosa molto comoda. Ci sono tutti i consigli per insegnare al cucciolo a sporcare fuori. Tra l'altro, mi aggancio al discorso dei vaccini. Io sono tutti i giorni confrontato con veterinari qua della zona che purtroppo danno questo consiglio di tenere il cane in casa fino a che finisce il ciclo vaccinale. Poi le persone tendono a insegnare al cane a sporcare sulle traversine. Questo è un altro problema grossissimo, perché così il cucciolo non impara a sporcare fuori. Dobbiamo ricordarci che fare la pipì all'esterno per i cani significa comunicare col mondo, sono delle marcature. Quindi quando un cane comincia a sporcare in casa, sta cominciando a chiudersi anche a livello sociale. Come diceva il dottor Sorrentino, non insegniamo al cane a fare il cane. Martina, ci sono delle domande per Fabio Marinoni? Sì, certo, ci sono delle domande. Una è questa. Buonasera, da pochi giorni ho adottato un meticcio di circa un mese. Non ho molta esperienza con i cani, questa è la mia prima volta, e volevo sapere come posso abituarlo a stare con gli altri cani, perché finora, ogni volta che siamo usciti e ne abbiamo incontrato qualcuno, inizia a dimenarsi e ad abbaiare. Essendo ancora un cucciolo, come devo comportarmi? Io vorrei vedere questo cucciolo se si dimena per richiesta di distanza verso l'altro cane o se si dimena perché vuole socializzare. Okay. Sicuramente un consiglio importantissimo per ogni adottante che ha un cucciolo è quello di non socializzare mai mentre è al guinzaglio. Uh-huh. Perché la socializzazione mentre il cane è al guinzaglio non può avvenire in modo naturale per il cane, e questo poi porta delle frustrazioni e porta anche delle esperienze negative. Quindi bisogna partire subito con delle belle e sane regole. Una regola può essere quella di non socializzare mai il guinzaglio, e poi portare il cucciolo dove si può sganciare dal guinzaglio e farlo socializzare con altri cani. E dopo da lì bisognerebbe valutare se socializza bene, se magari ha delle insicurezze, lì è difficile, dovrei vedere dei video. Certo, grazie Fabio. L'altra domanda che ci è arrivata è in particolare: la mia cagnolina di circa 3 anni ha paura di bere dalle fontane pubbliche, nonostante fin da cucciola l'abbia abituata a lunghe passeggiate al parco e ai rumori della città. Non sono mai riuscita a toglierle questa paura, come posso fare? Cagnolina, direi che non c'è bisogno di toglierla, accettiamo così com'è e ci portiamo una borraccina con la tazzina per far bere il cane dalla borraccia, per niente, se non beve dalle fontane pubbliche. Ci sembra una giusta compromesso. Benissimo. Ringraziamo Fabio Marinoni, educatore cinofilo, per questo focus molto importante sulle prime fasi di vita e di conoscenza del cucciolo. Grazie mille Fabio. Grazie a voi e buona serata e buonanotte a tutti. Ci sentiamo la prossima settimana.